we ballin', yeah. I said we ballin', yeah. Buonasera a tutti da RadioRomaFutura.it. Questo è il ritorno del maestro Franco Piatti qui nello studio di Villa Gordiani. Chi vi parla è sempre il conduttore Massimo Morgante. Franco, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori e ben ritrovati. Oh, ritrovati in una nuova location, Franco. Eh sì, sì, è bellissima, bella, mi piace. Ecco, beh, insomma, ricordiamo che stiamo insomma andando verso la fase di ristrutturazione qui a Villa Gordiani, in questo studio. Villa Gordiani la stiamo rimettendo tutta a posto, tra la sezione, le palestre, i locali. Va bene, si vede che c'è un buon propositivo per il futuro. Per esattamente, noi esattamente. E per i giovani. Dopo queste ferie ritorniamo con Incrociando i Quattrini, la box popolare. E Franco, dove sei stato? Sei riposato in quest'estate? Diciamo, non è che ho fatto una lunga vacanza, però diciamo che in linea di massima sì, mi sono riposato, ma nello stesso tempo ho continuato anche, cioè ho fatto l'utile dilettevole praticamente. Ho fatto una vacanza, ma nello stesso tempo era lavoro, perché sono stato fuori con dei ragazzi per fare dei combattimenti, precisamente ad Agrigento. Sì, e quindi dove sei stato a fare questa... Beh, diciamo che in extremis, prima di chiusura di vacanze, io pensavo di aver finito per fine luglio, invece mi è arrivata una telefonata, erano a metà luglio, che c'era da portare a combattere un mio pugile professionista, che tra l'altro è un pugile siciliano di Agrigento, ed è Luigi Leonardi, è un buon pugile neoprofessionista con 3 match all'attivo, 1 pareggio e 2 vittorie, e si allena da me da poco nella mia palestra della Lupa Box, e si era proposto questo match da fare nella sua città, ho accettato, di conseguenza poi mi hanno chiamato anche per portare una ragazza, un pugile dilettante, che io al momento era in preparazione perché aveva un match qui a Roma, ma è come in tutte le manifestazioni, spesso saltano dei combattimenti, vuoi per le problemi di salute o perché magari problemi di peso, praticamente saltano, e questa ragazza era in preparazione per fare un match. E l'ho portata anche lei ad Agrigento, siamo andati lì e è andata bene, abbiamo riportato 2 vittorie, un successo bello. Poi un bel posto, una bella location, perché era nella piazza proprio principale di Agrigento. Cosa che non, ma mi ha incuriosito molto, è che non avevo mai visto una manifestazione del genere con ben 22 combattimenti. 22? Sì, in genere qui a Roma, quando si parla di 10 match già sono tanti, lì addirittura 22. Abbiamo iniziato il pomeriggio alle 6 e abbiamo finito in tarda notte, credo all'1:30, 2, con il match clou della serata, che appunto era del mio professionista Luigi Leonardi, che ha vinto ai punti delle 6 riprese con verdetto chiaro. Senti, Leonardi, quindi questo è un tuo nuovo pugile? Sì, è un pugile che... Ci racconti lui, qualcosa di lui? Sì, è un ragazzo, un bravo ragazzo, è un ragazzo che si è trasferito qui a Roma per lavoro, è un ragazzo molto corretto sia come atleta che come persona, molto educato e molto attaccato a questo sport, perché io la prima cosa che faccio quando prendo un ragazzo che viene da altre associazioni, da altri paesi, cerco sempre di capire se è attaccato e ha voglia di lavorare negli allenamenti. Lui mi ha dato